Il comitato ristretto sulla Ragusa Catania è riunito ieri nel capoluogo etneo per fare il punto sul progetto. Confermato il cronoprogramma, si prevede la conclusione nel 2021. Nuovo appello dei sindaci Iblei contro i tagli della regione all'ex provincia di Ragusa. Intanto i dipendenti degli enti in sit-in davanti il Palazzo del Parlamento a Palermo. La Guardia di Finanza traccia il bilancio dell'attività 2015 in provincia di Ragusa. Tra sequestri milionari e lotta all'evasione, tanti numeri che emergono e non sono positivi. Ricorreva ieri il settimo anno dalla tragedia del Pisciotto, in cui ha trovato la morte il piccolo Giuseppe Brafa. Si ripetono a Modica le manifestazioni per ricordarlo. Bentrovati con l'informazione di Canale 74. Il comitato ristretto sulla Ragusa Catania si è riunito ieri nel capoluogo etneo per fare il punto sul progetto del raddoppio. Confermato il cronoprogramma che prevede la conclusione nel 2021. Palazzo degli Elefanti nella giornata di ieri è stato sede dell'incontro tra il sindaco di Catania, Enzo Bianco, e i membri del comitato ristretto per il raddoppio della Ragusa Catania, approvato quest'ultimo a seguito della firma della scorsa settimana del decreto interministeriale da parte del ministro Piercarlo Padoan e del ministro Delrio. Il primo cittadino di Catania, insieme ai componenti del comitato Salvo Ingallinera, Roberto Sica e Sebastiano Gurrieri, hanno illustrato nel dettaglio il cronoprogramma di esecuzione dell'opera. Finalmente, dopo che il progetto definitivo è pronto da 13 anni, si potrà attuare l'iter di sblocco dei lavori. Questi viene annunciato che avranno inizio entro un anno, il tempo di eseguire una conferenza dei servizi per illustrare il piano esecutivo e per avere la registrazione presso la Corte dei Conti. Bisogna essere tempestivi perché, come affermato dal sindaco Bianco, l'attuale collegamento che unisce Ragusa e Catania è lento e pericoloso rispetto al volume di traffico che lo attraversa, ed essere collegati bene è indispensabile per lo sviluppo turistico del sud est, ma anche per raggiungere in soli 45 minuti l'aeroporto di Comiso, valida alternativa al Fontana Rossa. L'autorità cittadina del comune etneo si è impegnato attivamente presso il Ministero a sostegno dell'avviamento di un progetto già sovvenzionato. Roberto Sica ha affermato che il progetto è già finanziato, il 60% da privati e il restante 40% dallo Stato e dall'Unione Europea, ed inoltre le somme ottenute dal Fondo Sociale di Coesione, impiegate dalla Regione per spese correnti, sono state ripristinate con i fondi della programmazione 2014-2020. Dunque si può concretizzare la convenzione firmata nel novembre 2014 per la realizzazione dell'opera, per completarla nell'arco massimo di 4 anni. L'infrastruttura è strategica per lo sviluppo dell'isola. Serve impegnarsi per dare il via alla struttura che contribuirà a far decollare l'intero territorio. E si sono incontrati ieri mattina per fare il punto della situazione i sindaci dell'ex provincia di Ragusa. Non hanno potuto fare altro in realtà che constatare una situazione palesemente insostenibile, ma cui ad oggi non parrebbe esserci nessuna soluzione. Le strade extraurbane sono al buio, ma di fatto non c'è un centesimo per illuminarle. Questa è la risposta della dirigenza dell'ex provincia, oggi Libero Consorzio senza finanze. I sindaci puntano infatti il dito contro la regione, contro i fondi all'osso destinati al Libero Consorzio. Un trasferimento di fondi è l'unica strada in cui si può sperare. I sindaci presenti all'incontro di Ragusa, Chiaramonte, Monterosso, Giarratana concordano anche unanimi sulla richiesta di un'interlocuzione con il prefetto Librizzi, che sperano possa farsi portavoce delle loro richieste. Il caos dell'ex provincia ovviamente non riguarda solo le conseguenze sulla gestione delle competenze pubbliche degli enti, ma investe direttamente i dipendenti, i quali ancora oggi non sanno nulla sul loro futuro. Ieri gli oltre 6.000 lavoratori si sono dati appuntamento a Palermo per un sit-in di protesta davanti a Palazzo dei Normanni. Il servizio. I dipendenti delle 9 ex province siciliane hanno protestato ieri pomeriggio davanti a Palazzo dei Normanni, sede del Parlamento siciliano, in concomitanza con l'inizio dei lavori di aula per sensibilizzare la deputazione regionale ad approvare la legge di riforma sui liberi consorzi comunali, che ha lasciato gli enti di area vasta in mezzo al guado dopo l'impugnativa del governo alla norma approvata dall'ARS lo scorso mese di luglio. Senza l'approvazione della nuova legge, la situazione finanziaria delle 9 ex province siciliane è pesante, perché è previsto un
prelievo forzoso di 120 milioni di euro da parte dello Stato. Il braccio di ferro tra Roma e Palermo riguarda tre norme: il voto ponderato per l'elezione del presidente del libero consorzio comunale, la non eleggibilità della giunta e che non sia automatica la scelta dei presidenti dei liberi consorzi comunali con i sindaci delle città metropolitane. Il Parlamento siciliano si è bloccato su una questione elettorale, insomma, se far far per legge il presidente delle città metropolitane di Palermo, Catania e Messina, rispettivamente a Orlando, Bianco e Messina. E mentre all'ARS si litiga per una poltrona, 6.500 dipendenti provinciali non sanno quale sarà il loro futuro e, cosa ancora più grave, servizi di primaria importanza come l'assistenza ai disabili, la manutenzione delle scuole e l'illuminazione delle strade provinciali non sono assicurati perché tutte le province siciliane sono vicine al fallimento. I dipendenti chiedono che la riforma si chiuda al più presto, ma all'ARS per ora sono in altre faccende affaccendate. E il presidente del CONI, Giovanni Malagò, terrà una giunta straordinaria del Comitato Olimpico a Palermo per discutere del cosiddetto caso Ragusa, dopo lo scandalo culminato con la sospensione del delegato CONI di Ragusa, Sasà Cintolo, e l'esposto alla procura inviato dal Comitato di Vigilanza, che accusa lo stesso Cintolo di aver utilizzato impropriamente i fondi attraverso un conto corrente sconosciuto ai vertici. La riunione dovrebbe tenersi la prossima settimana, probabilmente martedì 22, e sarà presieduta dal presidente regionale Sergio D'Antoni, colui che ha materialmente firmato la sospensione di Cintolo dall'incarico dopo le presunte irregolarità nei conti. Lo stesso D'Antoni intanto ha rassicurato tutti sul futuro della scuola regionale dello sport di Ragusa, sottolineando che non c'è alcuna volontà di smantellare la struttura. Passiamo a un altro argomento. La Guardia di Finanza stila il bilancio dell'attività 2015 in provincia di Ragusa. Sequestri milionari e lotta all'evasione sono i dati più significativi. Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ragusa traccia un bilancio dell'attività del 2015 che ha puntato a tre obiettivi principali: il contrasto all'evasione, all'elusione e alle frodi fiscali, la vigilanza sul corretto andamento della spesa pubblica e la tutela dell'economia dalle infiltrazioni criminali. Le operazioni sono state supportate dall'adozione di innovativi schemi investigativi e dall'impiego nelle attività di intelligence di strumenti telematici di monitoraggio ed analisi di rischio sempre più evoluti. 247 le indagini concluse nella provincia di Ragusa. Nella lotta agli sprechi di risorse pubbliche condotta dai reparti del corpo sono state ben 40 le segnalazioni per danno erariale all'autorità contabile. In particolare, le indagini nel comparto hanno fatto emergere ipotesi di danno erariale per quasi 2 milioni di euro relative a sprechi di risorse comunitarie nazionali o regionali, nonché la relativa responsabilità amministrativa a carico di 25 soggetti e proposte di sequestro per oltre 12 milioni di euro. I controlli hanno riguardato incentivi alle imprese, appalti e forniture pubbliche e la spesa sanitaria previdenziale per prestazioni sociali agevolate. Particolare rilievo è stato attribuito alle condotte contrarie alle norme a tutela dell'andamento regolare della pubblica amministrazione, con la scoperta di reati e altri illeciti di specie a carico di 41 soggetti, di cui 19 funzionari pubblici denunciati per fattispecie penali. Il peculato accertato ammonta a quasi 200.000 euro. L'azione nel comparto, portata avanti con 367 investigazioni di carattere fiscale, ha poi consentito la scoperta di 31 responsabili e di 35 violazioni tributarie di rilievo penale. A carico di 9 di questi evasori sono state contestate le condotte illecite più gravi, false fatturazioni e altri artifici, omessa dichiarazione di consistenti imponibili e debiti d'imposta, sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. Ben 46 i cosiddetti evasori totali, mentre sono stati scoperti 12 contribuenti che hanno dichiarato solo parte della reale operatività fiscale svolta. A oltre 30 milioni di euro ammontano i sequestri di patrimoni e disponibilità finanziarie effettuati per assicurare il recupero delle imposte evase, mentre le confische eseguite sono pari a oltre 500.000 euro. I controlli a contrasto del lavoro nero, tra cui rientra anche l'accertamento del fenomeno cosiddetto caporalato, hanno evidenziato responsabilità per 15 datori di lavoro, risultati utilizzare complessivamente 102 lavoratori in nero o irregolari. E poi
ancora diversi gli interventi a contrasto del gioco d'azzardo. La lotta per i reati di mafia si è concretizzata in indagini finanziarie e patrimoniali nei confronti di 14 persone fisiche e 2 società. Sono state proposte per il sequestro, ai sensi delle norme antimafia, quote societarie e disponibilità finanziarie, ben 52 beni immobili, 18 beni mobili e 5 aziende, per un valore complessivo che supera i 30 milioni di euro. Sono state sequestrate attrezzature e materiale vario utilizzato per l'esercizio dell'impresa nel settore dell'edilizia per un valore di oltre 40.000 euro. In materia di riciclaggio sono state svolte 5 indagini e attività di polizia giudiziaria che hanno portato alla denuncia di 9 soggetti, 15 invece denunciati per usura e 29 nei settori dell'intermediazione bancaria e finanziaria. Sequestrati più di 200.000 prodotti illegali perché contraffatti, piratati, pericolosi o recanti falsa indicazione di origine o provenienza. Tolta dal mercato anche oltre una tonnellata di generi agroalimentari contraffatti o prodotti in violazione alla norma sul Made in Italy. 299 le denunce per droga e 32 gli arresti con diversi chili di sostanze stupefacenti. Per quanto riguarda la lotta all'immigrazione clandestina, sono invece 131 i soggetti tratti in arresto dalla Task Force Interforze, di cui è parte integrante la sezione operativa navale della Guardia di Finanza di Pozzallo. Infine 7 le discariche abusive sequestrate, con 34 segnalazioni all'autorità giudiziaria e un arresto per smaltimento illegale di rifiuti industriali. E la Guardia di Finanza di Gela ha sgominato una banda che trafugava reperti archeologici in tutta la Sicilia, rivendendoli in Europa. Sono 27 le persone indagate dalla Procura di Gela e 12 le ordinanze di custodia cautelare emesse dal giudice per le indagini preliminari. L'accusa è di associazione per delinquere finalizzata al traffico di reperti archeologici. La banda è stata sgominata dalle Fiamme Gialle. Le indagini dell'operazione denominata Agorà sono partite nel 2014. I membri della gang si travestivano da cacciatori per non destare nell'occhio, ma invece di battute e di caccia si occupavano del contrabbando di reperti archeologici. All'interno delle aree archeologiche di Camarina, nel Ragusano e Paternò, non presidiate nelle ore notturne a causa dei tagli operati dalla regione, agivano indisturbati scavando, saccheggiando e poi rinvenendo i reperti tra Spagna e Germania. A insospettire un finanziere la presenza di cacciatori durante il periodo di pausa della caccia. Ieri il blitz della Guardia di Finanza, che ha portato alla luce un'attività ben organizzata che coinvolgeva anche soggetti campani e pugliesi. Nel corso dell'operazione sono stati sequestrati 6 metal detector e 400 monete di epoca classica ellenistica, probabilmente destinate alle case d'asta europee, a prezzi che vanno dai 500 ai 1000 euro ciascuna. Gli uomini delle Fiamme Gialle non sono invece riusciti a recuperare una statuetta di bronzo venduta a un collezionista spagnolo non identificato a 20.000 euro. Per comunicare tra di loro, gli appartenenti alla banda utilizzavano WhatsApp, ma usando un linguaggio in codice. Si riferivano a monete e statuette, infatti, indicandoli come cerchi e BMW. Grazie all'aiuto di una trentenne rumena residente a Licata, che avrebbe una relazione con uno degli indagati e che avrebbe procurato loro schede straniere, i malviventi sarebbero poi riusciti ad evitare le intercettazioni telefoniche. Per 6 indagati è stata disposta la custodia in carcere, per altri 6 gli arresti domiciliari. Tra i soggetti infiniti in manette anche 2 gelesi, Simone Di Simone e Orazio Pellegrino, che sarebbero, secondo la Guardia di Finanza, capo dell'organizzazione. Non ha rispettato le prescrizioni imposte dall'autorità giudiziaria e ha continuato a molestare e minacciare la moglie con l'intento di ritornare ad ogni costo all'interno dell'abitazione familiare. È stato così nuovamente arrestato dagli uomini dell'ufficio volanti della squadra mobile di Ragusa, Gaetano Montes. L'uomo già qualche mese prima era stato tratto in arresto per aver colpito ripetutamente con calci e pugni prima la moglie e poi il figlio, che era intervenuto in difesa della madre. Con lui era finito in carcere anche il cognato, fratello della vittima, che aveva partecipato all'aggressione colpendo la donna a terra e provocandole ferite al volto e agli arti. Dalla successiva denuncia era emersa una situazione familiare fatta di soprusi e violenze che perduravano da tempo. E continuiamo con la cronaca. Una ditta catanese gestiva servizi trasporti per studenti per le gite scolastiche con licenze false. Continuano i controlli della polizia stradale per contrastare la concorrenza sleale e garantire il trasporto in sicurezza dei passeggeri. Nei giorni scorsi è stato infatti firmato un protocollo tra il Servizio Polizia Stradale di Roma ed il MIUR per assicurare sicurezza a tutti gli studenti che in questi mesi cominceranno a spostarsi per le gite scolastiche. I dirigenti scolastici, in applicazione del protocollo, segnalano alla polizia stradale preventivamente date e società incaricate del trasporto, allo scopo di consentire controlli dei conducenti e dei mezzi utilizzati.
E proprio durante una di queste operazioni di controllo, i militari hanno fermato a Pozzallo il titolare di una ditta catanese, che alla guida di un pullman stava trasportando i passeggeri verso Catania. La licenza mostrata dal conducente durante il controllo, che risultava essere stata conseguita in un'altra regione italiana, si è rivelato falso. La procura eblea ha quindi autorizzato una perquisizione nella sede della ditta, dove sono state rinvenute due licenze falsificate a bordo di altrettanti autobus, che gli investigatori hanno quindi provveduto a sequestrare. Il titolare è stato denunciato per falsità materiale commessa dal privato in autorizzazioni amministrative. Il controllo è stato esteso a decine di società di trasporto che in queste settimane effettuano gite scolastiche per conto delle scuole. Sono state controllate decine di società avente sedi nelle province di Ragusa, Siracusa e Catania, permettendo la contestazione di 8 infrazioni per un complessivo di 2.500 euro relativo a violazioni di prescrizioni delle licenze e alla mancanza di documenti attestanti il rapporto di lavoro tra i conducenti e i titolari delle società. E il Movimento 5 Stelle Modica si unisce alle proteste dei residenti del quartiere San Paolo dopo l'ennesimo atto vandalico ai danni del quartiere stesso. Nella notte tra sabato e domenica scorsi alcuni vandali non ancora identificati hanno depositato all'ingresso di via Scribano numerose bottiglie di alcolici e altri rifiuti. Il tutto accompagnato da urla e schiamazzi fino a tarda notte. Con forza il Movimento 5 Stelle Modica denuncia al sindaco e alle autorità una simile situazione che oltre al gesto di inciviltà e anche fonte di pericolo per i numerosi residenti, tra cui molti bambini, laddove i contenitori di vetro fossero andati in frantumi, come è già successo altre volte. Il Movimento 5 Stelle pertanto esorta il sindaco e il comando dei vigili urbani ad adoperarsi tramite le riprese delle videocamere per individuare e punire celermente gli autori di questo gesto. E 7 anni fa, ieri, si ricorreva la tragedia del Pisciotto in cui ha trovato la morte il piccolo Giuseppe Brafa. Come ogni anno la comunità di Modica Alta si è stretta intorno alla famiglia Brafa in occasione del 7° anniversario della morte del piccolo Giuseppe. Ormai da anni si svolge a Modica Alta, nell'oratorio salesiano, il tradizionale torneo di calcetto nel campetto intitolato al bambino. L'iniziativa, promossa dall'oratorio San Domenico Savio, è stata voluta proprio nel giorno della tragedia di Punta Pisciotto, che si verificò il 15 marzo del 2009, quando, come tutti ricordano, il piccolo fu assalito da un branco di cani randagi e non ebbe scampo. Le conseguenze penali dell'episodio hanno portato alla condanna a 6 anni inflitta all'allora sindaco Giovanni 25, avvenuta lo scorso 28 settembre. La pena più severa dopo quella inflitta al custode dei cani Virginio Giglio, condannato a 4 anni e 6 mesi di reclusione. Mentre furono assolti i veterinari dell'ASP 7 e i dipendenti comunali coinvolti nella triste vicenda. Il piccolo Giuseppe frequentava l'oratorio dei Salesiani e faceva parte della squadra di calcio dell'Orsa. Nel 3° anniversario della sua morte, nel 2012, gli fu intitolato un campetto di calcio dove ogni anno si svolge il torneo in sua memoria, con tanti piccoli giovani allievi, felici ed entusiasti, proprio come lo era Giuseppe. E parliamo adesso di ambiente ed energia. Una recente indagine, infatti, classifica la Sicilia al 1° posto in Italia per maggiore spreco di energia. Sentiamo i particolari. In Sicilia l'efficienza energetica non è di casa, infatti nelle case siciliane più dell'80% degli attestati di prestazione appartiene alle fasce meno performati. Sono solo pochi i comuni isolani che prevedono gli obblighi per la certificazione degli edifici nei regolamenti edilizi. Ciò significa per noi siciliani rinunciare a risparmi che possono arrivare fino alla metà del costo annuale dei consumi energetici senza considerare i vantaggi ambientali derivati dall'abbattimento delle emissioni del settore residenziale. Basti pensare nella nostra regione che il gasolio utilizzato per il riscaldamento contribuisce con circa 23.000 tonnellate ai consumi complessivi dei prodotti petroliferi. Un'idea dello stato di salute del patrimonio residenziale isolano è dato in rapporto ai sistemi di efficienza energetica, riportato dall'ultimo rapporto di energia della regione siciliana. Un ingente ritardo è testimoniato anche da Sienergia, il portale siciliano dell'energia, ed in particolare definito dall'APE, attestato prestazione energetica, in cui risulta che su 182.000 edifici residenziali ben 125.000 rientrano nella classe G e altre 25.000 nella classe F, con circa l'82%. Con la classe A+ e A invece troviamo solo poco più di 1 migliaio di attestazioni. Infatti a Catania sono 24 le certificazioni in classe A e A+ e ben 12.000 quelle in classe G e F. La situazione non migliora nella zona sud-est con la provincia di Ragusa e Siracusa, dove si registrano su poco più di 10.000
edifici residenziali, solo 245 sono certificati con classe A e A+, mentre nel siracusano, su circa 9.000 edifici residenziali, solo 93 sono le attestazioni con la classe A e A+. Dagli ultimi dati Istat emerge che la spesa energetica di una famiglia siciliana oscilla intorno ai 1.300 euro l'anno e i costi potrebbero essere dimezzati con interventi di efficienza energetica negli edifici con impianti che possono rendere più confortevoli le case in cui viviamo in tutto il periodo dell'anno. Insomma, ancora una volta la Sicilia resta indietro, ma il tempo per recuperare è sempre meno. E si è spento ieri sera il papà di Don Corrado Lorefice, arcivescovo di Palermo. Salvatore Lorefice, una persona mite e buona che ha dedicato la sua vita alla famiglia, alla scuola e all'arciconfraternita del Cristo alla Colonna della Chiesa dell'Annunziata di Ispica, di cui era molto devoto. Il ricordo che abbiamo di lui è quando a Noto c'è stata la cerimonia di lettura della bolla papale da parte del vescovo Staglianò, che nominava il figlio Corrado ad arcivescovo di Palermo, e lì la sua commozione, frammista gioia, era palese. Affetto ricambiato dal figlio Corrado, e lo ricordiamo nella tenera immagine del figlio alla messa di insediamento a Palermo, quando dopo aver amministrato la comunione bacia il papà sulla fronte. I funerali si svolgeranno domani alle 16 nella chiesa dell'Annunziata di Ispica. All'arcivescovo e ai familiari le condoglianze da parte dello staff di Canale 74. Bene, per oggi il nostro telegiornale termina qui. Io vi ricordo che stasera alle 21.10 andrà in onda il nostro speciale sull'anteprima della presentazione del film Atleta di Dio, dedicata alla vita di Nino Baglieri. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi ricordo che potrete continuare a seguirci sul nostro sito www.canale74.com. Arrivederci.